Bentrovati da Alessandra Leadini della redazione del settimanale Il Ponte all'appuntamento con la rassegna stampa dedicata al nuovo numero, l'ultimo per il mese di maggio, infatti di domenica 31 maggio. Prima pagina dedicata ad un progetto nuovo a Rimini, se l'ambulatorio è solidale, infatti si tratta proprio di un ambulatorio sociale infermieristico, andiamo a scoprirne di più. Un ambulatorio completamente gratuito, gestito prevalentemente da infermieri e medici in pensione, a disposizione di anziani, persone non autosufficienti e indigenti. Un luogo dove offrire un'assistenza sanitaria di primo livello, ma anche un centro d'ascolto e di accoglienza per persone in difficoltà e in solitudine. L'ambulatorio solidale infermieristico apre in via Coletti a Rimini grazie all'Anteas. E sempre per aiutare le persone più bisognose d'aiuto, prende vita al progetto Emporio Solidale, verrà donato cibo di recupero. L'editoriale dedicato alla prossima iniziativa per il Corpus Domini, il direttore del Ponte Giovanni Tonelli sottolinea il fatto che si tratterà di una messa in piazza. A conclusione del secondo anno di riflessione pastorale sull'Eucaristia e come momento di preghiera per l'impegno della nostra Chiesa in uscita missionaria, secondo il richiamo insistente e appassionato del Santo Padre, abbiamo deciso di celebrare il Corpus Domini come evento diocesano dell'anno, sabato 6 giugno alle ore 20:30 in Piazza Cavour per la concelebrazione, adorazione e messaggio del Vescovo alla Chiesa e alla città, ma anche benedizione eucaristica. Sarà un momento di intensa preghiera, di pubblica testimonianza della nostra fede e del nostro impegno per il bene della città. Ma perché la messa in piazza? Nelle ultime righe si scopre subito il motivo. Citando il nostro vescovo, i cristiani, diceva, non si ritirano in territori appartati, ma si arroccano in cittadelle fortificate, non si arroccano, scusate, in cittadelle fortificate, ma abitano la città degli uomini, portandovi la cultura della comunione che è dono per tutti. Ecco perché saremo in piazza. Gli altri argomenti in taglio alto, esclusiva, una chiesa ospitale, casa da abitare, Marcello Semeraro, segretario del Consiglio dei Cardinali, racconta al Ponte il Papa, e poi il personaggio Franco Nanni, un galantuomo in gol per la vita, il tema, si parla di scuola-lavoro, è la formazione giusta, poi l'appuntamento Summer Festival, sarà un ritmo da lungomare. Diamo uno sguardo veloce ad alcune delle pagine interne. Partendo dalla copertina ecclesiale, esclusiva, dicevamo, Marcello Semeraro, segretario del Consiglio dei Cardinali, ha incontrato il Consiglio Nazionale della FISH, la Federazione dei Settimanali Cattolici, di cui fa parte anche il Ponte, e alcuni direttori dei settimanali cattolici, raccontando lo stile di Papa Francesco. Il percorso è irreversibile. Citiamo giusto alcune righe tratte dall'intervista a Semeraro, è difficile tornare indietro e se ciò dovesse avvenire significherebbe tradire il soffio dello Spirito Santo. E ancora, ci sono tre verbi per quanto si sta facendo: riorganizzare, semplificare, razionalizzare. Nelle pagine di attualità, dicevamo, oltre all'ambulatorio sociale infermieristico si parla anche del laboratorio dell'Emporio Solidale. Il progetto è figlio del tavolo anticrisi aperto dalla prefettura di Rimini in collaborazione con le varie realtà riminesi nel 2013. Sarà uno spazio organizzato come un supermercato con generi alimentari igienici di prima necessità. Ogni famiglia avrà una tessera. Nella settimana, fra i vari articoli più importanti degli ultimi 7 giorni, ci soffermiamo su il fatto che scarichi a mare e malattie non ci sono compatibilità. Dopo il rinvio, la stagione aprirà i battenti sabato 30, si torna a parlare di scarichi fognari anche alla luce delle indagini che si erano aperte a livello anche di ASL per accertare se ci fosse un legame o meno tra varie malattie, disturbi e gli scarichi fognari. Bene, è arrivato il no, non ci sono collegamenti, e nel frattempo è stato confermato comunque il divieto di balneazione nelle 18 ore successive la chiusura delle paratie in spiaggia. Le nostre acque sono controllatissime e da un paio d'anni anche la sabbia, dicono gli esperti.
Poi, attualità, cambiamo argomento, il tema, si parla di anziani, sono sempre di più i nonni abbandonati a se stessi. La vera malattia degli anziani, la solitudine. Dalla Caritas alle parrocchie tutti cercano di aiutarli. Un problema molto sentito riguarda i malati di Alzheimer, purtroppo molte famiglie non riescono ad accettarlo. Si parla anche di una storia, quella di Alessandro Carlino, 19 anni, di Sciacca, in Sicilia. Studia a Rimini per diventare operatore sociosanitario. Nei miei tirocini, dice, mi capita spesso di parlare con queste persone. Hanno tanto bisogno di vicinanza. Sfogliamo ancora il ponte, andiamo a vedere un altro articolo. Il galantuomo in gol per la vita, si parla del riccionese Franco Nanni. Messi gli scarpini al chiodo, ha salvato il Rimini dalla bancarotta e aperto una società per ex giocatori in difficoltà, o meglio un'associazione. Campione di calcio, ha conosciuto il dolore da vicino, ma c'è un senso da cercare, dice, la vita è amore. La formazione è a misura d'impresa, si è parlato di scuola e lavoro nell'ultima puntata di Metropolis di Caro TV a cura della redazione del mensile 3 supplemento del Ponte. Per stare al passo le aziende hanno bisogno di giovani ben formati, ma ecco, le scuole sono all'altezza, qui in questo articolo di Mirko Paganelli tratto appunto dalla trasmissione si parla anche dei tirocini organizzati dalle scuole del territorio. Nella vita della Chiesa, fra gli articoli, ci soffermiamo su questo dedicato ad un volumetto dedicato al Beato Amato, l'Humus di Amato, i frutti della santità, straordinaria ricchezza spirituale di un territorio raccontata in un volumetto curato da Silvia Bernardi. Ovviamente non c'è solo il Beato Amato, non c'è solo la Beata Elisabetta Renzi, vanno annoverati i servi di Dio Chiara Ronconi, sorella minore di Amato, il cappuccino padre Vincenzo delle Galli e Cipriano Mosconi dell'Ordine dei Gerolomini e la giovane monaca Maria Francesca Camerani. Facciamo un salto nella cultura e spettacoli perché parliamo di un'interessante iniziativa ancora promossa da Rosen Crown dopo il successo dell'anno scorso. Summer Festival Ritmo da Lungomare, 11-18 giugno, 8 serate gratis organizzate dal locale di Marina Centro, sul palco fra gli altri Ian Pace, The Deep Purple, Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi e Paolo Cevoli. I maestri e il tempo, 9, è la nona puntata infatti del resoconto di questa importante rassegna riminese sul nostro settimanale. La rassegna riminese si è chiusa con oltre 2000 partecipanti e si è chiusa con un appuntamento dedicato a Cristina Campo, una scrittrice, poetessa e traduttrice italiana la cui vita è stata raccontata proprio durante l'ultimo incontro di questo ciclo d'arte promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Nelle pagine della provincia, in Valconca, andiamo a Coriano, è tempo di bilanci a corte. Il 2015 prevede 33 appuntamenti per il teatro corianese, seguiti da circa 4.400 spettatori. Si fa il bilancio del 2014 con una media di oltre 132 a spettacolo, circa 850 in più rispetto alla stagione precedente. RSA di Vallata, quale futuro scontro fra il comune di Morciano e l'Unione Valconca? Andiamo a Riccione, TRC cade un muro di sostegno in via Porto Venere, il sindaco Tosi chiede spiegazioni, voglio una relazione precisa rispetto a quello che è successo, insorge il comitato no TRC. E poi nuovo regolamento per i locali del Marano, più limiti e multe. Nella pagina dell'Uso Val Marecchia si parla di una buona notizia, in occasione infatti del nevone del 2012 che colpì moltissime aziende della vallata, arrivano ora i fondi e arriveranno entro il 2015, a 3 anni quindi dalla nevicata eccezionale. L'Unione Europea ha sbloccato 10 milioni di euro complessivamente, purtroppo però molte aziende hanno già chiuso a causa di questa calamità.
In Val Malecchia siamo a Villa Verucchio, 30 anni sventolando fazzolettoni avventure, storico traguardo per gli scout della città, 3 giorni di festa per lupetti di tutte le età, proprio per festeggiare questo speciale compleanno. Rubicone, Confartigianato, serve più sostegno per lo sviluppo dei laboratori cinesi, concorrenza sleale, si dice. Chiudiamo velocemente con lo sport, si parla della Rimini Calcio, terminata ufficialmente la stagione di Lega Pro, il Rimini diviso fra futuro e nuove polemiche. Invece per il baseball, attenzione alla prossima giornata, Pirate Titani, un derby molto incandescente. Entrambe le squadre devono vincere per cercare di non farsi rimontare dalle squadre che le seguono. Con questa notizia chiudiamo la rassegna dedicata al nuovo numero di domenica 31 maggio del settimanale Il Ponte. Vi ricordiamo sempre che potete scaricare la nostra app Il Ponte Più, ricca di anche contenuti multimediali, su App Store e Google Play per PC, smartphone e tablet. Per gli abbonati al nostro settimanale la app è gratuita, basta registrarsi, ovviamente tutte le informazioni alla nostra redazione. Grazie per essere stati con noi.